Prima le cose importanti. Come ha fatto a ridursi così? E metà delle bolle sono consumate. Non è possibile usarlo. Dottore? Ne ha consumato un altro? Colpevole. Perché non usa queste? Per rendere le cose più interessanti. Mi fa troppa paura. Mi deve aiutare. C'è una cosa che posso fare. Vuole scoppiare questi? È quello che usavamo ai miei tempi. Lo adorerà. Lo metta in questo modo e usi le sue tinte preferite. Per colorare le bolle. Sembra interessante, vero? Mi incuriosisce. Tanto vale provarci. Iniziamo a scoppiare. È incredibile. È stato un passaggio senza intoppi. Sembra un po' stanco. Ed eccone un altro che ci saluta. Grazie, Doc. Molto bene. Le tue parti sono perfette. Adesso posso pensare. Ciao, posso sedermi qui? Ah, se proprio devi. Adoro le patatine, non posso stare senza. Disgustoso. Meglio concentrarmi sulla mia foto. Wow, ha ragione. Anch'io voglio farlo. Ah, ho un vecchio telefono già. Vorrà dire che mangerò senza fare foto per i social. Ah, mi serve l'angolazione giusta. Niente, così non va. Ehi, mi dai una mano? Dici a me, ma certo, subito. Dai a me il telefonino. Prova a non ungertelo tutto di grasso. Ah! Mi è caduto! No! Ah, presa al volo! Ragazzi, ci è mancato un pelo. Meno male che non se ne è accorta. Un ragnetto! Mi è venuta un'idea. Mi servono un telefono, una penna 3D e un pennarello. Cominciamo disegnando anelli in 3D intorno al pennarello. Poi lo tiriamo fuori. Perfetto! Adesso di nuovo la penna 3D. Facciamo una linea verso quest'angolo. E altre ancora come una ragnatela. L'anello va sempre tenuto in verticale così. Ottimo! Adesso qualche altra linea per decorazione. Sembrerà una vera ragnatela. Fatto! I ragni sono straordinari ed anch'io. Continuiamo a riempire tutto il bordo. Aggiungiamo dei glitter. Il glitter sta bene sempre su tutto. Fatto! Questo servirà proprio da anello. Adesso non corremo più il rischio di romperle il telefono. Wow, le farò foto bellissime. Ok, grazie. Dammelo. Ma che cosa hai fatto, anche se mi piace? Grazie, mi hai aiutato. Non c'è di che. Questa pausa pranzo mi ha resa popolare. Ciao, ciao, spazzatura. Oh? Cosa ho appena visto? Non ci credo. Ci sono davvero, guardale. Sono bellissime. Giù quelle manacce. Le vuoi, paga. Va bene. Ho solo questo, ti basta? Grazie mille. Sì. Aspetta, ma cosa c'è sulla punta? Niente che non si possa aggiustare. Vediamo, dove l'ho messo? Ah, eccolo qui il pennarello. Aggiustiamo il danno. Facilissimo e funziona. Wow, visto? Come nuove. Che fortuna aver trovato queste scarpe. E non puoi capire come l'ha sgridata. Aspetta, ma dove le hai prese? Cavolo, ma che ti è successo? Sei ricca? Ah, devo solo riposare i piedi un attimo.
aggiustare i cinturini. Oh, ma la vedete? Che sta facendo? Balla a capire, quella è strana, andiamocene. Ma che fanno? Se ne vanno via? Oh, oh wow, il tempo sta cambiando. Sta arrivando un temporale. Oh, il mio cappello! Ehi, torna qui! Whee! Che bel viaggio! Oh, non credo che il mio cappello tornerà. Almeno io ho finito di fare spesa. Voglio tagliare questa anguria. Oh, guarda che bel colore brillante! Che buon odore! Credo di aver avuto un'idea. Girerò questa anguria e userò la mia penna 3D. Disegno una linea lungo la buccia e sul tavolo. Ecco, l'ho fatto intorno all'intero pezzo. Adesso riempio i triangoli. Adoro riempire le forme, mi diverte. Ecco qui, ho coperto tutto. E adesso delle decorazioni. Voilà! E ho fatto! Sì! Con l'anguria ho creato un nuovo cappello. Oh, è così carino, lo adoro! Che balletto divertente! Oh, chi sarà? Vado io! Ah, oh, ma ci stavamo scatenando! È arrivato un pacco! Sì! Sono le mie Crocs! Sono bellissime, le adoro! Wow, che invidia! Le mie sono così insieme. Ma forse posso migliorarle, sì. Disegno un fiorellino e prendo la liquidata penna 3D. Due petali fatti, adesso gli altri. Traccio le linee avanti e indietro. E voilà! Adesso con il giallo colore centro. Oh, è venuto davvero carino. Adesso facciamo una fragola, sì. Tracciamo tutto il contorno. Così. Poi usiamo il verde. E naturalmente il resto sarà rosso. Verrà proprio bellissima. E adesso una stellina. In questo caso non mi serve neanche un modello. La disegno a mano libera così. Il giallo renderà tutto luminoso e scintillante. Ed eccoci! Il momento delle scarpe. La stellina la mettiamo qui. E qui le altre decorazioni. Ah sì, così va molto meglio. Proviamole. Oh, ma che meraviglia! Le adoro! Proprio un gran bel lavoro, Katie. Tieni, ti regalo il fiore. Oh, grazie! Vuoi vedere qualcosa di fantastico? Guarda che cos'altro ho qui! Queste le metto sopra le scarpe, così avranno un nuovo look. Ho usato la penna 3D per fare anche questo. Sono stupende! Ehi, ma noi stavamo ballando! E adesso abbiamo anche le scarpe nuove. Ah, che meraviglia! Adoro i popcorn! Dov'è finito? Dov'è? Forse sotto i cuscini? Ma che stai facendo? Smettila di tirarmi in faccia i cuscini! Forse sotto le tue gambe? Niente da fare, ho visto dappertutto! Ma che stai cercando? Ho perso un orecchino, non riesco a trovarlo! Questa fogliolina gli somiglia! Dammi un secondo, allora risolvo io il tuo problema. La penna 3D ci verrà in soccorso. Che bello il verde. Adesso l'altro lato. È divertente ricalcare una vera foglia. Adesso la togliamo. È venuta davvero realistica. Incolliamo un gancino così. Perfetto. Pronti per essere indossati. Guarda cosa ho fatto per te. Sono bellissimi! Come mi stanno? Che ne pensi? Oh sì! Oddio, sono stupendi! Sembrano vere foglie! Grazie! Adesso non dovrai più mettere casa sotto sopra. Detesto farmi la manicure da sola! Ma una vera non posso permettermela! E questo che cos'è? Super sconto! Fa proprio al caso mio! Ciao, posso aiutarti? Vedi un po' tu?
Che mostruosità! Ti costerà un bel po', temo. Quale preferisci? Questi prezzi sono osceni! Purtroppo io non ho altro. Guarda che bella banconota! Ho capito. Devi accontentarti. Ci sto! Prima sistemiamo la carta cerata così. Facciamo un cerchio con la colla e poi mettiamo sopra un altro foglio in questo modo. Passa il ferro da stiro adesso. Solleviamo il foglio. Ricalchiamo una mano sulla colla. Proprio tutta, eh? E guarda come si vedono bene le unghie. Mettiamo lo smalto sulle unghie adesso. Il rosso è sempre la scelta vincente. Via le unghie dal foglio. Ed eccole qui al loro posto. Visto? Incredibile! Ma certo, sono un artista io. Capelli a posto, si va a scuola. Dove ho messo i libri? Ah! Serve sempre così tanta roba. Dimentico qualcosa? Dove sono le penne? Eppure le ho viste qui in giro. Oddio! Ridammi l'astuccio, stupido topo! Serve più a me che a te, ok? Non ci posso credere! Ah, una vecchia confezione di patatine! Forse questa può andare. Con un po' di colla lungo i lati, così. Fai poi zigzag. E rovescia la confezione. Mettiamo la colla sulla parte in fondo, così. Non dimentichiamo la parte centrale. Una fantasia a quadri ci starà bene, sì. Eccoci! Adesso rivoltiamo tutto quanto e incolliamo il coperchio. E aggiungiamo una bella zip. Visto che astuccio! Wow! Certo che ci so fare col fai da te! Non voglio fare tardi! Ho un aspetto decente. Mi serve qualcosa da mettere ai piedi. Calzini di ricambio qui intorno? Hai bisogno di scarpe? Tieni, prendi queste! Grazie, tizio nel bidone! Non c'è niente di più pulito! Ah, il topo! Devo accontentarmi! Quanta sporcizia! Non viene via in nessun modo! No, la vita di strada proprio non fa per me! Ma forse ho trovato la soluzione! Il solvente per rimuovere lo smalto rimuove anche le macchie. Versiamone un po' su un dischetto di cotone. Poi strofiniamolo sullo sporco. Ancora un po', ci siamo quasi. Ecco qui, come nuove. Ta-dam! Ti spiacerebbe aiutarmi con questi? Non se ne parla, pensaci tu! Troppa soda! Può farti venire un brutto mal di pancia. Vuoi la mia? Io non ce la faccio più. In realtà, che ne dici di divertirci? Lavoriamo sulle nostre capacità di ribaltamento. E via! Gira! L'hai capito? Oh no? Guarda! Guarda qui! Guarda come va! Oh no! Il salvadanaio! Ed ecco che va! Che colpaccio! Non credevo sarebbe successo! La mamma stava risparmiando da mesi! Non perdere la calma! Ho un'idea! E questo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno! Sul serio! Taglia a metà la bottiglia vuota e stacca l'etichetta! Metti la colla a caldo lungo il bordo tagliato e attacca il fondo della bottiglia. Una volta che è asciutto, taglia una fessura al centro e poi dipingila di rosa. Non dimenticare le orecchie da maiale. È carino, non è vero?
Sì, è troppo adorabile. Alla mamma piacerà. Ecco che arriva. Tra poco potrò permettermi quella macchina. Bene, bene. Ci vediamo tra un'ora in spiaggia. È meglio che prenda tutto ciò che mi serve. Ecco la mia borsa. Quale abito metto? Quello nuovo, ovviamente. Ma non è adorabile. Lo metterò qui. Non posso dimenticarmelo. E via. Oh! Mi stavo per dimenticare i sandali. Sono qui da qualche parte. Questi non vanno bene. E questi da dove vengono? Oh no! Ding ding ding! Ma sono rotti! Guarda che disastro! Niente spiaggia per me. Posso? Io so cosa fare. Prendi della carta forno e metti in fila tante cannucce. Più colori ci sono, meglio è. Quindi piega la carta. E passaci il ferro da stiro. Dopo 1 o 2 minuti solleva la carta. Ora è un pezzo unico. Ma non abbiamo finito. Traccia il piede sulla carta e ritaglia. Quindi mettilo sulle cannucce. Non male, direi. Ora rimuovi la carta e inizia a tagliare. Il pezzo che tagli sarà la cinghia. Metti della colla a caldo. Dai un'occhiata a queste simpatiche scarpe. Proviamole, che ne dici? Eva! Ti piacciono le mie nuove scarpe? Sono fatte su misura. Sono così adorabili. Lily sta parlando del suo ultimo viaggio. Ma guarda com'era grande la camera d'albergo. Oh, scusa, ma devo rispondere. Accidenti, raccontami tutto. Sai, anche a me servirebbe una bella vacanza. O magari io posso far finta di esserci andato. Devo fare le valigie. O nel mio caso, cliccare su cerca. Credo che starà al telefono per un bel po'. E io avrò tempo per cercare tutte le foto. E il tuo maggiordomo ha detto che cosa? Questa foto è perfetta. Mi serve solo un'altra cosa. Oh, meno male che ieri l'ho pulito. Bene. Meno male, ancora al telefono. E adesso un bel selfie. Sembra il WC del water, ma nello scatto sarà completamente diverso. Ora devo solo rimetterlo a posto. Fiu! Ce l'ho fatta! Ok, ti stavo dicendo, questo era il mio hotel, ma sono stata in posti molto più fighi. Wow, ma che bella vista! Già, stavi proprio sopra l'oceano! Ciao, Ava! Oggi sei davvero splendida! Ma quello è... No! C'è David! No, i capelli! Dovevo fare colpo su di lui! Ah, stupidi capelli lunghi! Così va meglio! Non ha neanche fatto caso a me. Ava prende tutte le attenzioni. Sul serio? Proviamoci di nuovo. Va tutto bene? Un buco! Ho perso tutto, accidenti! Questo giorno va di bene in meglio. Ciao, David. Oh! Guarda gli orecchini di Annie. Ehi! Dici a me? Scusami? Dove vai? Ah,
Davvero ti piacciono? Sono unici nel loro genere. Mandami un direct su Instagram. Annie pensa di passarla liscia? I suoi orecchini sono carini, in effetti. Mi piacciono i tuoi orecchini. Ti aiuto a farli se vuoi. Tracciamo una foglia con la penna 3D. Poi la coloriamo. Sembra proprio vera, vero? Quando è asciutta, attacchiamola ad una catenina. Poi aggiungiamo un'altra foglia. Possiamo farla in tinta. Carine! Annie? Grazie. Sembrano anche costosi. Questa giornata sembrava infinita. Ma guarda Bella, è sempre così favolosa, cavolo. Anch'io vorrei avere quella roba. Un altro siero. Scommetto che costa un botto. L'aloe funzionerà allo stesso modo? Tentar non nuoce. E il rullo di Giada? Cosa posso usare al suo posto? Sì! Com'è rinfrescante! Ed è fatto con vero oro! Ah, il magnesio delle banane è miracoloso! È come stare ad una spa! E ora il trucco! Bisogna scegliere la giusta tonalità! Ah, ed è anche il giusto spuntino! Non dimentichiamo il fondotinta. Perché quella spugnetta? È solo una questione di tecnica. Bisogna fare attenzione con i pennelli. Wow! Wow, sei bellissima! Alla prossima! Ciao! Dovrei creare un mio canale. Lo chiamerei Bella con poco. Essere poveri non significa non godersi la vita. Credo che questo vada bene, sì. Au! Scusami. Cavolo! Ciao! Aspetto qua giù. Arrivo tra un attimo. Quanta scelta! E che prezzi! Ma chi prendo in giro? Non posso permettermi una manicure. Quanti spicci avrò? Ma che sta facendo? Non ha abbastanza soldi. Non dovrei essere qui. Non ho altro. Peccato che non possa pagare con queste. Oh, forse posso. Una graffetta raddrizzata può fare miracoli. Anche un bel disegno per unghie. Adesso basta avvolgerla. Non sono fighissime? Ed è tutto gratis. La creatività non costa mai nulla. Grazie, tesoro. Queste cosa sono? Non spenderò neanche una lira per queste. I tuoi disegni sono obsoleti. Ma non so farle. Oh, ma guarda, che belle foto. E questa? Wow! Mi servirebbe una manicure. Ho delle pellicine orrende. Oh, ho un'idea. Posso farmela da sola. Non sarà così difficile, giusto? No, oh, si è seccato! Ah, ma forse se gratto un po' sui lati... Niente, vero? Dai, deve essercene ancora un pochino! Kate, ma che combini? È un nuovo passo di danza? Capisci? Ah, le vuoi così? Farei qualsiasi cosa per averle, sì. Ecco, tada! Ma no, mi serve lo smalto. Oh? Proviamo. Vedrai, ti piacerà. Con un po' di rossetto sul pennello, puoi colorarti le unghie così. E sembra proprio smalto, vero? Non è tutto. Serve quello trasparente, così il colore non si rovina. Proprio come una manicure. Ma sono bellissime! Wow!
Fantastico! Oh, facciamo anche i piedi! I piedi? Così li ho in tinta, no? Beh, sì, ma quelli te li fai da sola. Cosa c'è di meglio di un hot dog col ketchup? Proprio il sapore che mi piace! Lo prendo io, grazie! Vai, inondiamolo di ketchup! Oh, che schifo! Dove ero rimasta? Sei pronto? Vieni dalla mamma! Che cos'è stato? La mia maglietta! Come hai potuto farmi questo? Oh, è stato un incidente! Provo a pulirti! No, no, no! Non piangere! Aspetta, Ecco! Sistemerò tutto! Va bene, proviamoci! Vedete il colore come si scioglie nell'acqua? A questo punto aggiungiamo uno spruzzatore e facciamo rinascere questa maglietta! Arrotoliamola un po' con la forchetta così! Sistemiamola bene con le mani e poi avvolgiamola con degli elastici! Adesso possiamo spruzzare l'acqua colorata! Con i colori possiamo scatenare tutta la fantasia! Per ogni sezione usiamo uno spray diverso! Ecco, è pronta! Voilà, guardate che capolavoro! È molto meglio di come era prima! La macchia di ketchup non si vede più! Ti voglio bene, amica mia! Oh, certo, in realtà era una sorpresa! Che bella nottata di riposo! Ora affrontiamo tutta la giornata! Spero che i capelli siano in ordine! E quello che cos'è? No! Non può essere! Non può rovinare il mio bel viso! La signorina è in difficoltà! Oh! Adesso capisco, sì, so che cosa fare, signorina! Oh, devo rimanere calma! Chiuda gli occhi così le spruzzo questo. Le metterò questa maschera a occhi perché loro fa miracoli per la pelle. Deve soltanto rimanere calma. Sì, sì, andrà benissimo. Oh, sì. Il cavolo andrà bene. Oh, che sogno strano che ho fatto. Buongiorno, mamma. Ciao, tesoro. Oh no, aspetta! Ma che cosa hai fatto al viso? Oh no! Che è successo? È un disastro! Oh, e adesso come faccio? Oh, senti, andrà bene. So io che cosa fare. Wow, ma quanto cavolo! Perfetto, la maschera è pronta! Se lo dici tu, spero funzioni. Guarda, ti sta a pennello, tesoro! Carina! Una maschera naturale! Grazie, mamma!